E siamo pronti per presentare una tribute band che cercherà di calcare il palco dell'Avica Rock 2017. Ciao ragazzi, benvenuti. Voi siete? Volcanic Ash, Guns N' Roses Tribute Band. Guns N' Roses tribute band, ragazzi. Oggi si va in alto, eh? Guns N' Roses, voi siete? Intanto presentatevi. Io sono Ash. Cosa fai? Io canto e basta. Ho portato la chitarra per scena. Quindi oggi è per scena, farà finta di suonare tu? Io sono Carmelo, il bassista, e non ho portato nulla. Non ha portato nulla, immagino ci siano altri componenti. Sì, ci sono altri due chitarristi, Che si chiamano? Nello e Francesco, nel ruolo rispettivamente di Izzy e di Slash, e batterista Marco, che non ci sono oggi. Vabbè, oggi li hanno abbandonati, insomma, speriamo di riuscirli a vedere sul palco. Alla chitarra. Beh, oddio, allora non fa finta. No, no, sa suonare, sa suonare. Sai suonare, dice che sai suonare, quindi noi ci fidiamo. Grazie mille. Allora, ragazzi, per quale motivo avete scelto proprio di diventare una tribute dei Guns N' Roses? Al di là del piacere personale nell'ascoltare i loro pezzi, i Guns N' Roses hanno avuto una brevissima storia ma ricca di influenze musicali tra il punk, il blues e il glam hard rock che stava nascendo lì a Los Angeles. Loro sono riusciti a fare una specie di palla enorme e lanciarla sul mercato così com'era, cruda, e 5 anni sembrava fossero un fuoco di paglia, invece questo fuoco è rimasto fino a qualche giorno fa a Imola, che eravamo in tantissimi, e io c'ero, ed è stato C'ero. anche lui era con noi, la band non è mancata al grande evento dopo 25 anni, e sinceramente sono stato estremamente sorpreso nel poter vedere che la band è rimasta esattamente com'era. Non voglio immaginare l'emozione, insomma, che avete provato. Sì, è stata un'emozione grandissima e soprattutto non mi aspettavo una performance così alta da parte della band, anche se solo in tre comunque si sentiva ciò che questa cosa è stata nel passato molto grande. Beh, chissà se riuscirete a provare un'emozione, non dico come quella, ma simile, calcando il palco dell'Avica, ma chi lo sa, speriamo, no? Ce l'auguriamo un po' tutti. Speriamo. Allora, ragazzi, so che avete preparato qualcosina da farci ascoltare, quindi io lascio il microfono a te, lo tieni a lui e noi ci vediamo tra pochissimo. Mama said just best for me, 'cause I can't use it anymore. The skin's hard, it's hard to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Hey, knock, knock, knocking on heaven's door. On heaven's door. Oh, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's. Beh, ragazzi, oddio, la potenza c'è, eh? La potenza, guarda, sta quasi per svenire. Vabbè, ci sono anche 40 gradi. Si era bloccato il bracciale mannaggia a me, vabbè, si vede che non sono, il bracciale fra le corde, quindi praticamente riuscivo, non riuscivo, Quindi urlavi per questo, per il bracciale. porca puttana. Ecco, il porci, dai, ci sta, insomma, sono rocchettari, ci sta, ci sta, ci sta. Bene, ragazzi, io vi faccio i miei migliori in bocca al lupo, speriamo di vederci sul palco dell'Avica. Invece voi da casa vi aspetto il 28, 29 e 30 luglio, Parco Antonio Niante di Via Grande, l'Avica Rock 2017. Ciao, grazie.